Signori, benvenuti a quella che sarà probabilmente, anzi sicuramente, l'ultima puntata della Techopolis. Raga, il modpack è rifatto, finalmente, almeno credo, perché di riservarci cioè, sorprese dal nulla, è arrivato finalmente alla sua conclusione vera e propria. Nella scorsa puntata infatti abbiamo craftato i nostri primi lingotti di Final Technium Ingot, che io ovviamente ho sfruttato per poter fare alcuni crafting. Infatti tipo andiamo a recuperarli perché non li voglio lasciare qua perché ci servono. Quindi sono 4, ne hanno 7 in tutto se non sbaglio. Uno l'abbiamo lasciato nel Nether e... dove? Nether. Eccolo qua. Mi sa che l'unico macchinario che non abbiamo usato è stato quello del land. No, infatti, non l'abbiamo utilizzato qua. L'abbiamo utilizzato però nella base. Allora, dovrei essere in pacifica. Vabbè, tanto non dovrebbe spawnarmi nulla. L'abbiamo utilizzato qui per fare il Molten Technium, che come vedete ormai è strapieno. Ecco qua, Final Technium, ce ne manca uno, non so perché, probabilmente perché è qui dentro. Ok, oltre a questo raga, ovviamente ci serviva la tank piena di del Technium, Molten Technium, ovviamente utile a fare lo stack di Final Technium. Scendiamo giù tutto. Eccolo qua, qua c'è l'End Technium, vabbè, ma poi lo toglieremo, probabilmente metterò un coso, un Final Technium Ingot. Allora facciamo ovviamente così, lui si riempie, questo lo togliamo, mettiamo questo, perfetto, questo lo buttiamo qua. Raga, io sono rimasto AFK tanto. Tanto, vi basti pensare che quella farm mi dà solo 10 millibucket di Molten Technium e io ne avevo 60.000 millibucket. Quindi ho dovuto cuocere ben 6.000 lingotti di Technium Base, Technium bla bla bla. Oltre a questo, ragazzi, io off camera, ogni volta che andavo a lavoro, tornavo bla bla bla, mettevo a craftare tutto quello che ci serviva per poter fare ovviamente l'ultimate, il final Technium finale, il final Technium Ingot per l'appunto. Quindi adesso ovviamente andiamo così, andiamo di plate proprio in modo molto ignorante, senza andare a chiedere neanche il permesso. Togliamo pure questo, aspettiamo giusto un attimino per avere tutte le plate che ci servono. E ciccia. E sbarabam. Mamma mia raga, forse abbiamo qualcosa in più a livello di plate, ma non è un problema. Quindi scendiamo giù raga e facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Alla grande. Alla sta grande. Ovviamente drawer, senza dubbio. No, vabbè, in realtà potrei prendere una chest, dovremmo avere la diamond chest, logistical pipe o transporter che sia, facciamo così e così. Quindi lui dovrebbe riempirsi in modo automatico, raga, aspettiamo un po', taglio fino a che non avremo lo stack che ci serve del Technium, Final Technium Plate e Ingot. Ok raga, nel frattempo che lui lavora io direi di prendere le altre cose che ovviamente ci servono per finire la challenge. Vabbè, uno stack di ossidiana basta e avanza. Prendiamo la wandina, ma sì, ci mettiamo di qua, tra l'alero là. Facciamo proprio lontano, una piccola piattaforma, 1, 2, 3, 4, posto, tanto già basta e avanza. TNT, poi disattiviamo il magnete da qua, assolutamente, buttiamo uno di questi e uno di questi, poi attiviamo la TNT. Cioè, ora vorrei dire,
con tutto lo spazio dove potevano cadere le singolarità, dove cadono giustamente, cioè giustamente cadono da tutt'altra parte. Allora, 1, 2, TNT e infine questo. Ok, pim. 2 paia di quantum singularity, bla bla bla. Qua chiudiamo, se ogni volta si apre, non so per quale motivo. Nelle challenge ci manca quindi infine l'unica cosa, ovvero l'advanced, cioè il final technium. Non c'è raggio d'azione, ok. Qua togliamo tutta l'ossidiana, assolutamente, tanto non è che ci serva, però sai com'è. Un po' in mezzo alle Swarovs in the house. Allora, questo lo possiamo togliere. Riandiamo dentro. 1 e 2. Lui ha quasi finito. Siamo a 45. Ci mancano proprio uno spruzzolo di... Speriamo... Ma il Technium dovrebbe bastarmi. Sì, 46. Sono 53. 63. Sì, ha voglia, voglia, voglia. Ha voglia. Aspettiamo un attimo, raga. Allora, dovremmo esserci di già, raga. Forse ho craftato più di quello che ci serviva. Chapter challenge concluso. Per l'appunto. Abbiamo 64 final technium ingot. Adesso questo può anche, diciamo, andare a quel paese. Possiamo toglierlo del tutto, ma lo lasceremo là perché il piccone giustamente è lento come la morte. Bene. Bene, 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 bene. Cosa dobbiamo craftare? Dobbiamo craftare questo, poi questo, poi questo, che in realtà, ragazzi, sarebbero anche, diciamo, carini da fare, no? Cioè da sfruttare e tutto il resto. Però me li fai fare in un momento in cui effettivamente a me non me ne può fregare di meno. Nel senso che ormai ho finito il modpack. Non ci sarebbe nessun senso per me continuare a giocarlo. Quindi abbiamo un totale di 3, 6, 7 oggetti. Vediamo se li ho messi tutti. 3, 6, 7 oggetti. Quindi iniziamo da questa. Creative Soul Slot. In realtà non so cosa, a cosa serva questo, però vabbè. Poi il Solar Panel di livello Nitro, che genera da solo 1200 RF su tick. Creative Abilities, che come sappiamo bene abbiamo la... come si chiama? Le Star Farm. Poi, questo potrebbe essere un attimino un po' fastidioso, perché comunque vuole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chestplate. Poi degli End Crystal Ingot in quantità di 8. Non so se c'ho la... Infatti non ce l'ho, la Blacksmith o la Smith, Smiting Table si chiama. Andiamo a farla... Non è che ce l'ho già, no. Planks. Thank you very much. Un po' mi dispiace, come sempre, raga. È come sempre, normale che... Un po' dispiace finire il modpack, perché comunque eri lì che lo facevi, cioè l'ho fatto tutto per quasi tutto l'anno. Ho fatto questo modpack, ed è stato molto un'avventura molto molto carina, dai. Abbiamo anche il defense slot, il creative defense slot, questo che vuole un reattore, un pezzo del reattore nitro, ovviamente che io non crafterò, ma andrò a rubare da qua, assolutamente, perché non ha senso che lo teniamo ancora. Quindi facciamo questo, 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 questo e questo. Energy Cell Creative Controller della Refined, che ovviamente possiamo craftare anche così e mettere di nuovo qua. Frega cazzi. Infine, va bene, possiamo in realtà craftare un altro, giusto per avere, diciamo, la stanza dei trofei. Infine, gli anvil. Facciamo uno stack di blocchi di ferro
E poi 1, 2, 3 Anvil, anche 4 mi sa, per fare ovviamente il Creative Upgrade. Chapter complete. Infine, facciamo questo coso qua. Non l'ha ancora finito di fare. Ok. Vediamo se si muove poco poco. Poi voleva il machine casing. Entro oggi, ciccio. In realtà non mi interessa, raga, lo sto giusto facendo per scena, eh. Non è che lo sto facendo per altro. Dai, ciccio. Ciccio. Ciccio, 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 ciccio. Ciccio, 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 ciccio. Ciccio, 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 ciccio
ho tolto la gear cast dal coso, dal multiservo press. Quindi lui c'ha il coso. Ah, perché allora Electrum, lui ha fatto 4 plate di Electrum. Ovviamente me le ha buttate perché ha trovato lo spazio. Bim. Vediamo se adesso riesce a fare il machine frame. L'ha fatto. Facciamo machine frame. Thank you very much. E infine il creative controller, ne ho fatti due, giusto per non farci mancare niente. Raga, questi sono gli oggetti creativi del modpack. Non so se c'è un pedestal. No. Show qualcosa. Case, non lo so. Va bene, raga. Abbiamo finito qua. In realtà potrei fare degli item frame direttamente. Ovviamente gli stick devo rompere i coglioni proprio anche all'ultima puntata di questo modpack. Facciamo 6 item frame. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi abbiamo creative soul slot, creative ability, creative defense slot, solar panel nitro, energy cell creativa e creative controller della refined. Ragazzotti, la Techopolis finisce finalmente qui. Io mi devo dire la verità, mi sono divertito un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco a fare questo modpack, perché è stato strutturato in modo diverso rispetto agli altri modpack. Sì, avevamo una valangata di materiale assurda, perché... Ah, ma mi sono dimenticato di piazzare questo. Erano 7 gli oggetti allora. Ah, aspetta, 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 mi sono dimenticato. Lo mettiamo di qua. Bim. Dicevo, è stato strutturato in modo diverso. Arrivi a fare gli oggetti in creativa. In realtà si potrebbe rushare fino ad avere l'oggetto in creativa e poi fare tutte le farm del caso. Però, raga, tanto quanto, cioè, una volta che fai gli oggetti in creativa, non è che abbia molto senso andare oltre. Io ripeto sempre, anche c'è stata la Cuboid Outpost, la Desertcraft 4 per intenderci, dove noi abbiamo fatto tutti gli oggetti, quasi tutti gli oggetti in creativa. Avevamo le cell, se non sbaglio, le storage cell creative, la tank creativa, la gas tank creativa, se non sbaglio, o sbaglio, forse sbaglio, oggetti infiniti, energia infinita. Quindi avevi fluidi, energia e oggetti infiniti. Cioè, raga, quel modpack l'avevamo rotto, cioè l'abbiamo proprio rotto all'ultima puntata. Qua siamo stati un po' più calmi, abbiamo giusto craftato gli oggetti e abbiamo detto, va bene così, va bene così. Ci sta, chiudiamo il modpack in questo modo. E noi ovviamente ci vediamo alla prossima serie, sempre su Minecraft Modato Tecnico. Raga, prima di chiudere vi do un paio di informazioni, anche perché ho abbastanza tempo per poterlo fare, sono 19 minuti di registrazione, poi chiudiamo del tutto. Andiamo però... Ok, allora, 1, 2, 3. Andiamo per aria.
Allora, raga, io come ben sapete a luglio andrò in ferie, quindi tipo dall'11 di luglio all'11 di agosto io non sarò fisicamente in Germania, il computer resterà qua, non me lo porterò in Sardegna anche perché è nuovo e preferisco che si faccia un mese di ferie anche lui. Oltretutto anche il computer vecchio ha bisogno di un mese di ferie perché l'ho strasfruttato fino ad adesso. Quindi diciamo che in questi giorni sto cercando di caricare quanti più video possibili. Quindi quando voi vedrete questo video, probabilmente io questo video l'avrò caricato tanto tempo fa. Ciao fantasmi. Però strano, c'è la torcia, non dovrebbero spawnare. Vabbè, sti cazzi. Comunque, dopo la Tecnopolis ci sarà un'altra serie moddata, probabilmente proprio subito dopo. Forse farò un po' di pausa, cioè tipo io adesso ho video caricati fino al 27 di giugno e siamo al 18. Con questi altri video dovrei raggiungere bene o male l'inizio di luglio. Al 15 di luglio dovrebbe iniziare la nuova serie su Minecraft moddato, quindi dal 15 di luglio fino al primo di settembre avrete la nuova serie. Dal primo di settembre poi si ripartirà con tutte le serie che ho messo da parte, da Let's Technic, Dark Souls, Elden Ring, l'Ossian Block, tutte queste serie qua che comunque ho messo da parte per un po' di tempo perché, ripeto, in questi giorni sono poco concentrato, sarà la voglia di andare in ferie o comunque la poca voglia dopo lavoro, c'è caldo e tutto il resto, raga, non ce la faccio a caricare così tanti video. Quindi ho preferito caricare sempre un video al giorno, ma darvi sempre comunque qualcosa da vedere. Sto notando che qualcuno comunque qualche feedback lo lascia, mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Quindi ovviamente un like non cambia niente a voi, a me cambia tantissimo. Io vi ripeto, il canale continuerà a stare, continuerà ad esistere perché io lo sto facendo giusto per divertimento, per sfogarmi dopo lavoro e cose del genere. Perché se no, raga, pazzirei. Cioè, con tutta la gente che vedo, un attimino di pausa e così ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Per il resto, raga, il prossimo modpack l'ho già scelto, non vi dico niente. Ci sarà una citazione a una serie, ma non la chiamerò come quella serie lì, perché quel nome lì appartiene solo a un determinato tipo di serie e non voglio sprecare quel titolo, cioè quella serie là, solo per, diciamo, un modpack estivo che magari tipo mi farà rilassare, così così, eccetera, eccetera. Poi bisogna vedere se effettivamente mi farà rilassare oppure no. Ma per il momento è tutto, ragà. Grazie di aver seguito la Techopolis fino ad adesso per chi l'ha seguita. Noi ci vediamo ovviamente sul canale, sempre con Minecraft moddato, magari con qualche altra serie. Alla prossima, ragà.